Siamo qui con Maria Cristina Loccioni dei Giovani dei Confindustria. Maria Cristina, oggi è un grande expo ad Ancona per rappresentare le aziende marchigiane. Cosa ci puoi dire? Oggi è veramente una giornata in cui c'è la possibilità di sentire proprio in maniera tangibile l'entusiasmo e la capacità che noi come imprenditori possiamo trasmettere sul nostro territorio. Quindi il nostro desiderio è quello di incontrarci, poter fare rete, per poter scambiare tutte le nostre competenze, le nostre capacità, le possibilità che possiamo offrire sul nostro territorio, appunto facendo rete tra di noi. Una giornata importante perché le possibilità ce ne sono veramente tante sul mercato e che talvolta non ci conosciamo neanche tra noi, quindi in questo modo c'è la possibilità di fare rete. Dunque è una grande opportunità di fare sistema tra varie aziende, non solo insomma, dal settore dell'energia fino insomma, alla tecnologia e non solo. Sì, dietro delle aziende ci sono sempre delle persone, poi le persone si inventano anche cose nuove, indipendentemente dal settore di appartenenza, possono essere anche dal servizio, un manifatturiero e semplicemente la capacità di fare sinergie che poi genera nuove attività. Punto fondamentale dunque la conoscenza delle aziende appunto della provincia di Ancona come tutte le Marche, ma soprattutto un collegamento con le grandi aziende. Oggi presente un rappresentante dell'API. Sì, sicuramente le grandi aziende hanno già fatto un percorso più strutturato, internazionale, quindi possono rappresentare veramente un insegnamento per noi e la somma di grandi possibilità accorpate in un'unica realtà. Poi ecco, le sinergie però si creano a qualsiasi livello, quindi prendiamo come modello dei grandi gruppi industriali, li portiamo per quello che è possibile nelle nostre piccole e medie realtà, alcune metodologie di lavoro e un approccio internazionale che oggi però è fondamentale avere. Come rappresentante della Loccioni invece cosa ci puoi dire? Ma io semplicemente come altre imprese ho questo desiderio di poter contribuire a sviluppare qualcosa sul territorio facendo appunto rete con gli altri, quindi ho aderito con molto piacere per questa possibilità di conoscere nuove realtà che magari neanche appunto conoscevamo.